Ora la pagina del Covid, in primo piano il nuovo bollettino sulla diffusione del virus in Abruzzo. Anche oggi i dati confermano come siano diminuiti i pazienti ricoverati negli ospedali, così come migliorano i dati sui nuovi contagi, sui nuovi positivi. Ma per i dettagli abbiamo in collegamento Marina Moretti, che si trova a Pescara e che parlerà anche degli assembramenti che preoccupano in questo weekend. Buonasera Marina. Sì, buonasera Paolo, buonasera ai nostri telespettatori. Con Andrea Berardinelli siamo venuti questa sera, come già promesso nel TG delle 14, nel cuore della Movida di Pescara, una situazione al limite della capienza, diciamo così. Tutte le vie di accesso al centro cittadino sono intasate dal traffico, c'è una grande voglia evidentemente di andare fuori, di sedersi a bere un aperitivo o a cenare, con l'orario di cena ovviamente anticipato vista la chiusura alle 22, parcheggi completamente esauriti e tanta gente in giro, tanti tavoli pieni, anzi direi tutti, e persone che si aggirano anche appunto per cercare un locale. Questo ci aggancia anche al discorso che abbiamo fatto questa mattina con il direttore della unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, il dottor Giustino Parruti, che ci ha detto: è vero che stiamo molto meglio rispetto a qualche tempo fa e che l'Abruzzo è in trend, diciamo, più rassicurante, anche se non abbiamo sconfitto il Covid, e questo è sempre da tenere presente. Per cui anche qui, anche nella legalità, perché quello che vedete si può fare, ci sono tra l'altro anche in giro tante forze dell'ordine, controlli veramente tanti, però insomma attenzione sia alla vicinanza con persone che magari non si frequentano tutti i giorni, quindi io vedo qui grandi abbracci, grandi saluti e baci da parte di giovani che si rincontrano, chi con la mascherina, molti con la mascherina, direi quasi tutti, ma non tutti. Ascolteremo fra poco proprio l'intervista alla dottor Parruti. Intanto vi do il consueto riepilogo del bollettino della situazione sanitaria di oggi in Abruzzo. Sono 112 i nuovi positivi su circa 6.500 tamponi dal 1 a 97 anni. C'è un decesso e la maggior parte di questi casi interessa ancora la provincia dell'Aquila, di Chieti, Teramo e misura minore Pescara. Ci sono anche 105 guariti in più, mentre sono ricoverati in area medica 205 persone, rispetto a ieri meno 10, e in terapia intensiva ce ne sono 19 in tutta la regione, un numero invariato rispetto a ieri, mentre sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte dell'ASL 6.668 persone rispetto a ieri più 16. Dicevo che ci sono anche i guariti, che sono 105, mi correggo. Questo è il riepilogo, ma per capire anche come situazioni come questa possano poi rischino di andare a inficiare quanto di buono fatto fino adesso, e anche per apprendere altre notizie importanti, ascoltiamo il dottor Parruti e poi, Paolo, se sei d'accordo con l'intervista, ti restituisco la linea. Il punto fondamentale è che in questo momento abbiamo una copertura vaccinale che sta crescendo esponenzialmente, rapidissimamente, e abbiamo anche la certezza che il vaccino previene la mortalità e riduce tantissimo, qualsiasi sia il tipo, la forma di malattia conseguente all'infezione da SARS-CoV-2. Quindi l'impazienza in questo momento di riprenderci tutte le libertà prima che la copertura vaccinale sia riuscita a coprire quella fascia tra i 30 e i 55 anni che così tanto è stata afflitta proprio dalla variante inglese nel nostro territorio, sarebbe veramente sbagliata. Qual è il successo invece del nostro territorio, in particolare la provincia di Pescara, che continua comunque ad essere una zona sempre meno colpita? Che cos'è che ha funzionato? Ma decisamente ha funzionato un'eccellente organizzazione. In questa fase di organizzazione vaccinale la nostra provincia è riuscita davvero a ottenere una copertura e un accesso forte, è riuscita ad avere tutta la logistica che serviva per poter essere molto efficiente ed efficace.
abbiamo avuto anche una grossa collaborazione con gli enti di territorio che hanno continuato a tracciare i casi in modo tempestivo. Abbiamo visto anche questa collaborazione di cui tutti hanno parlato in questi giorni, un tentativo di misurare l'efficacia di ciò che stiamo facendo. In questo diciamo che siamo stati abbastanza tempestivi rispetto a tante altre aree del territorio, quindi direi un'organizzazione di cui una volta tanto possiamo essere decisamente fieri. In America si parla già di poter far togliere l'obbligo di mascherina, diciamo così, negli spazi aperti, anche dove, insomma, in un parco, dove si cerca, quelle cose che a noi ancora sono sconsigliate. Lei lo vede come un obiettivo possibile, quello di magari indossare una mascherina solo in un supermercato o piuttosto in un luogo affollato? Certo, allora partiamo da due cose. La prima è che la copertura vaccinale che hanno raggiunto gli Stati Uniti ha superato il 60%, una soglia che è ancora un pochino distante per noi, quindi non ci possiamo paragonare con quella realtà. La dottoressa Capua peraltro ha detto una cosa molto interessante qualche giorno fa in televisione. Il virus continuerà a avere possibilità di circolare, quindi fino a che non avremo un'immunità che io non definirei di gregge, ma direi quasi universale, cioè fino a che in tutte le persone non avremo indotto questa capacità protettiva di evitare la malattia in caso di infezione, è davvero presto per arrivare a questo tipo di determinazione in Italia, ma siamo decisamente molto più vicini di prima.